Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere venuti questa sera. Io sono Andrea Farnè, il presidente della Fondazione Itaca. La Fondazione Itaca, che ha ormai più di 25 anni, è nata per aiutare persone in difficoltà, in particolare anziani. Col tempo gli anziani sono diventati volontari per le persone disabili e adesso operiamo con qualsiasi patologia senza nessuna distinzione. E abbiamo organizzato, ovviamente con l'aiuto di Fabio Bianchi, che coordina tutto, e di Fortunato Dall'Oglio, questa undicesima edizione della serata benefica a favore delle attività della Fondazione Itaca. Da noi questa sera siamo supportati da una serie di artisti, amici, che vengono a questa iniziativa a titolo benefico, gratis, senza nessun compenso. Punta di diamante di questo gruppo di artisti è Paolo Mengoli. Mio marito Ettore suonava l'ocarina nel complesso dei colli, dei bagal, vacca boia, non mi ricordo Brisa come si chiamava, fatto sta che io li chiamavo il complesso delle oche morte. E allora lui è andato a prendere i pillolini blè. Beh, ma quell'invornito non se li è sniffati. Ma boia d'un mondo! Petroni e umori di birra, alla spagnola dell'Erasmus, racconti di Bologna, e una perone, una chitarra, s'aggiunge un nuovo amore. Pronti? Siete pronti? Va! Credevo che tu fossi felice.